Buongiorno a tutti, benvenuti in conferenza stampa di presentazione di Cosenza Benevento. Cominciamo con le domande. Franco Segreto, Corriere dello Sport. Grazie. Mister, io ho visto un po' il tabellino e gli highlights della gara di andata. Quando il Cosenza si schierò con 3-5-2, c'era Rivière, c'era poi Ciodone che è entrato dopo, al di là del risultato finale che è stato poi, diciamo, come dire, fortunoso, il gol di Armenteros urtato, dice, allo scarpino di Ciodone. Lei è riuscito a imbrigliare Inzaghi per quasi 94-95 minuti, se non ci fosse stato quell'episodio sfortunato. Domani sera pensa di giocare con quell'atteggiamento tattico o cercherà di cambiare qualcosa, considerato che il Benevento nelle ultime 10 giornate, se non vado errato, ha vinto 8 volte e pareggiato 2 volte in casa? Grazie. Non ha mai perso. Speriamo che si sbaglino. No, io non so nemmeno chi si recupera. Oggi vediamo, facciamo l'ultimo allenamento. Il gol dell'andata è nato da un calcio d'angolo battuto furbescamente e velocemente da loro, e noi che si dormiva. Ciaudone non c'entra niente, anzi forse era l'unico andato a marcare Armenteros, però è stato un peccato. È stato un peccato perché la partita l'avevano fatta bene i ragazzi. Spero che, al di là di come giocheremo, dobbiamo fare una grande partita, perché se guardiamo la classifica non c'è storia, hanno 30 e rotti punti più di noi, hanno fatto un campionato stratosferico fino a questo momento, però noi, se ci vogliamo salvare, ce ne dobbiamo fregare, giocare con coraggio, con personalità, con cattiveria e con voglia. Se facciamo questo, io sono convinto che anche con loro gli rompiamo le scatole. Poi basta essere ingenui, basta fare degli errori, basta concedere quello che stiamo concedendo, perché forse anche la troppa voglia di vincere queste partite, ma le partite ci si guarisce ragionando e non buttando via punti come abbiamo fatto a Pescara. Perciò io mi auguro di vedere una squadra con la stessa voglia, lo stesso entusiasmo, e poi vediamo alla fine, perché noi non possiamo prescindere da chi ci sta davanti, noi dobbiamo fare una grande partita e cercare di fare risultati per salvarci. Eli, se non sposato, solo Cosenza. Mister, quindi un atteggiamento, diciamo, prudente, giusto per non rischiare, cioè quindi li attendiamo un poco senza, diciamo, andare a valanga proprio per evitare errori come quelli che abbiamo fatto, diciamo, nell'ultima partita. Ma lì è perché, secondo ragazzi, per quello che ci ho parlato poi io con alcuni di loro, volevano vincere questa partita in tutte le maniere, se la sentivano di poterla vincere, però a 5 minuti dalla fine c'è già successo diverse volte quest'anno che poi ci abbiamo lasciato tutti i punti, e se andiamo a vedere gli ultimi 5 minuti si aveva 3 o 4 punti in più e forse si stava meglio tutti. Perciò noi dobbiamo fare una grande partita sotto l'aspetto dell'atteggiamento, al di là della prudenza, al di là del rispetto verso di loro. Noi rispetto ne dobbiamo avere. Loro sono una squadra forte, da quello che sento, anche quello che dicano loro, non ci sottovaluta nessuno, perché hanno tutti il timore di venire a giocare qua, perciò loro sicuramente faranno una grande partita anche loro sotto questo aspetto. Noi dobbiamo essere più bravi, noi dobbiamo fare una grande partita, portarsi dietro la nostra gente e cercare di cambiare le sorti di questo campionato, che è la cosa più importante, poi il resto conta niente. Vittorio Scarpelli, Gazzetta del Sud. Buongiorno mister. Buongiorno. Si parla di squadre, differenza in classifica, ma anche di singoli probabilmente, però il Cosenza qualche singolo interessante ce l'ha. Io vorrei capire Lazar, che a mio giudizio può essere davvero un giocatore determinante per questa squadra, se il suo impiego centellinato è dovuto solo a un discorso fisico o anche tattico. Io, se non ho capito male, a Pescara, quando è entrato, gli ha anche chiesto di badare alla fase difensiva. Ecco, io volevo capire se è solo un discorso fisico, perché noi comunque Lazar lo abbiamo visto meno di altri. Grazie. Ma io ti faccio un esempio, no? Te vedi le partite di Serie A, grandi squadre, tornano tutti e lottano tutti. Noi non ci possiamo permettere uno che fa solo una fase. Forse il ragazzo, per la troppa voglia, aveva capito questo,
forse si sentiva di dover vincere, di poter vincere, però prima di tutto viene la squadra, prima di tutto viene il Cosenza, poi viene tutto il resto. Perciò lui lì, secondo me, al di là del fatto che su gol non c'entra assolutamente niente perché l'abbiamo preso dall'altra parte, però non può chiedere a Idda di uscire tutte le volte perché lui deve rimanere alto. Non funziona così. In questa squadra qui non funziona così. Perciò se lui si adegua, se lui si mette a posto, è un giocatore forte, non lo scopre nessuno, non lo scopro mica io, la sua carriera l'ha fatta, però deve anche calarsi nella nostra realtà, deve dare una mano ai ragazzi con cui gioca. Poi che lui sia bravo, che metta le palle in mezzo, che ci potevamo far due gol in quei 10-15 minuti che è, però li potevamo anche prendere, sempre da quel lato lì. Il rigore è venuto anche per una cosa sua, perché non c'era nessuno lì, perché erano dovuti stringere. E noi dobbiamo anche guardare queste cose, lui per primo deve guardare queste cose. Pippo Gatto, nuovacosenza.com. Mister, alla luce degli infortuni e delle squalifiche, quanto possono incidere sia da parte del Cosenza che da parte del Benevento, che magari forse è una rosa un po' più pingue rispetto alla sua? No, io del Benevento non lo so quello che gli può incidere. Io, parlandone prima dell'11 titolare di domenica, gli manca Maggio, e Kragle. Da noi io sono convinto che non incidano chi manca negli squalificati, non vado a vedere queste cose, giocheranno altri ragazzi che stanno bene e che dovranno calarsi velocemente in questa realtà, perché noi non possiamo più aspettare, noi dobbiamo darci delle risposte velocemente, se ci vogliamo salvare, se vogliamo tirar fuori questa squadra dai guai, non possiamo più sbagliare niente. 16 finali. La mentalità deve essere questa: chi si cala meglio in questa realtà gioca, chi non lo fa non gioca, questo è poco ma sicuro. Pier Giorgio Giorno, Cosenza Post. Sì, mister, ha appena detto che mancano 16 finali, e secondo la sua esperienza il Cosenza ha 9 partite in casa e 7 in trasferta, e secondo lei quanti punti dovrà fare il Cosenza per cercare questa miracolosa salvezza? Grazie. Secondo me dobbiamo farne minimo 25 se vogliamo stare tranquilli. Perciò le chiacchiere stanno a zero, bisogna pedalare, bisogna darsi da fare. Le cose, abbiamo perso un sacco di punti per le nostre ingenuità, per i nostri errori, tra cui ci metto anche i miei tranquillamente. Perché chi non fa mai niente non fa niente, no? Chi è che è portato a fare le cose può darsi anche che sbagli. Abbiamo sbagliato tutti, ora bisogna rimboccarsi le maniche, parlare meno e pedalare. Io sono convinto che questa è l'unica strada che ci può portare fuori da guai. Il resto non mi interessa nemmeno. Antonio Clausi, Cosenza Channel. Mister, due domande. Allora, la prima, dopo Pescara, cosa ha fatto un discorso allo spogliatoio, ha parlato con i ragazzi per ammortizzare comunque la delusione di quei 90 minuti? E la seconda domanda, su Maciac, se può dirci qualcosa in più sulle sue condizioni, se almeno per la panchina riesce a recuperare. Grazie. Dopo la partita, onestamente, mi sono un po' incazzato, però poi finisce lì. Poi il giorno in cui abbiamo ripreso abbiamo parlato un po', abbiamo cercato di fargli vedere dove abbiamo sbagliato e quello che abbiamo fatto bene, perché non è che era tutto da buttare, anzi, però poi la partita l'abbiamo persa e gli abbiamo fatto vedere e capire dove abbiamo sbagliato. Ma Chuck ieri per la prima volta si è allenato con il gruppo, vediamo, però dovrebbe essere convocato al pari dei disponibili per questa gara. Va bene così? Un'ultima domanda, sempre Antonio Clausi. Mister, esulo un attimo dalla partita, però ti pongo questa domanda perché comunque ha parlato il presidente del Benevento. Questa mattina sul Gazzetta del Mezzogiorno, parlando un po' del calcio, sia di Serie B che di Serie A, lui ha evidenziato una grossa differenza tra nord e sud e ha sottolineato che è inutile girarci intorno, senza soldi non si vince. È d'accordo con ciò che ha detto? Lui, secondo me, è stato un grande presidente del Benevento, ha speso l'ira di Dio per portare questa squadra dove è adesso e l'ha portata anche in Serie A. Ora, da quello che vedo, lo stanno anche programmando meglio il futuro rispetto a anni fa,
sicuramente avrà più esperienza, ma è uno che ha investito tanto, è uno che ha avuto le possibilità per poterlo fare, perché poi dipende sempre dalle possibilità delle persone. Non è che una persona perché deve fare calcio si deve rovinare la vita. Ognuno fa quello che può fare con quello che ritiene giusto investire, se no diventa un gioco al massacro. Io credo che comunque i soldi aiutano a vincere, ma anche le idee e programmare bene le cose aiutano a vincere, non solo i soldi, perché chi è che a volte, io non parlo di Serie A, io parlo dalla B alla C, ci vuole le idee, l'organizzazione e anche un po' di soldi, ma soprattutto le idee e l'organizzazione. Grazie a tutti. Grazie, buongiorno.